Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. Questo pomeriggio un intervento dei vigili del fuoco di Arezzo alla Chimet di Badia Alpino. Oltre ai pompieri, sul posto anche un'ambulanza della Misericordia chiamata in via preventiva. Non ci sarebbero infatti feriti secondo quanto riportato da fonti sanitarie. E a Cortona invece i carabinieri hanno denunciato un uomo per droga. I militari nei pressi del cimitero di Cignano lo hanno fermato, un cittadino senza fissa dimora già noto alle forze dell'ordine che alla loro vista ha lanciato dal finestrino un pacchetto di sigarette contenente 7 involucri di cocaina dal peso di circa 5 grammi. La successiva perquisizione personale dell'uomo e della sua auto ha consentito di rinvenire 655 euro in banconote di vario taglio per i carabinieri provento dell'attività di spaccio. Droga e denaro sono stati sequestrati mentre l'uomo è stato denunciato per detenzione, traffico illecito di sostanze stupefacenti. E adesso torniamo invece a parlare di via Fabio Filzi, dove sarebbe dovuta sorgere la nuova sede della Polizia Municipale. Il cantiere, come noto, ormai è fermo da mesi e il Comune di Arezzo ha deliberato la risoluzione del contratto. Gravi ritardi e inadempimenti. Così il Comune di Arezzo ha deliberato la risoluzione del contratto per via Fabio Filzi, dove sarebbe dovuta sorgere la nuova caserma della Polizia Municipale. Un passo già annunciato dall'amministrazione, che adesso ha incaricato formalmente l'ingegner Serena Chieli di concludere il procedimento. L'avvio dei lavori risale all'autunno 2021, 6 milioni di euro di investimento per trasformare l'ex asilo nel nuovo comando. Il cantiere sarebbe dovuto durare un anno, ad ottobre 2022 era infatti prevista la consegna, ma nell'aprile 2021 lo stop dei lavori per via della scarsità di materiali e per i costi esplosi a seguito di Covid e conflitto in Ucraina. La realizzazione del nuovo stabile sarebbe dovuta avvenire attraverso un leasing costruendo un meccanismo che aveva permesso di far passare la proprietà in mano ad un raggruppamento di imprese che avevano acquisito l'immobile dalla diocesi. Tutto però ad oggi è ancora fermo, mentre l'area continua a versare nel degrado, come in più occasioni hanno denunciato i cittadini. Il cantiere ormai è una cattedrale nel deserto, addirittura ci sta crescendo una vegetazione aliena, non si sa manco che roba sia, se guardate le piante. Poco sicuro ci sentiamo, qui c'è un casino alla notte, sopra quel contatore di gas lì, quello che sta sopra, apri la sportello lì, pieno di siringhe, ma pieno. Il movimento c'è la sera, questo sì, c'è un bel po', ma anche durante il giorno, perché si mettono laggiù all'angolo, poi si mettono all'angolo di là con via Rismondo. Io mi auguro che facciano la svelta perché almeno possa servire come deterrente. Stazione Alta Velocità Medio Etruria è ancora aperto ai derby Arezzo-Siena e interviene anche il comitato Sava. Il presidente della Camera di Commercio Arezzo e Siena, proprio ai nostri microfoni qualche giorno fa, ha espresso la sua neutralità, ecco, rispetto a questo derby che c'è in atto, insomma, fra Arezzo e Siena per quello che riguarda la stazione dell'alta velocità. Il comitato Sava come legge questa posizione? A nome degli oltre 7.000 pendolari firmatari la petizione è ben lieto di questa ritrovata neutralità. Non di meno il gruppo scientifico del comitato continua a concentrarsi rendicontando tutti gli accadimenti dal 2021 finora occorsi e si riserva di valutare con prudente attenzione quanto sinora accaduto e di portarlo in attenzione anche ad eventuali organi giurisdizionali. Le imprese, molte imprese stanno soffrendo ed occorre valutare con prudenza, attenzione e aderendo al merito tecnico ciò che può essere a beneficio di tutti. Secondo voi quali saranno i tempi? Perché insomma il dibattito ormai va avanti da molto tempo. So che nel prossimo autunno ci sarà anche un incontro insomma qui ad Arezzo che parlerà proprio di questo argomento, ma i tempi quali saranno secondo voi? Ancora settimane, forse mesi purtroppo, non dettiamo noi l'agenda della politica, restiamo sufficientemente convinti che troppo tempo purtroppo si è perso. Oggi l'economia, la produttività, le città non possono più attendere. Occorre fare in fretta perché il treno dell'alta velocità sta passando o adesso o mai più.
Sui treni LFI e TNT invece dal primo giorno di scuola sono saliti a bordo anche dei vigilanti. Sentiamo il primo bilancio. I vigilanti sono entrati in servizio nel primo giorno di scuola sulle tratte di Arezzo Stia e Arezzo Sinalunga. 4.000 gli utenti, per la stragrande maggioranza studenti, che ogni giorno affollano questi convogli. Un bilancio positivo, attenzione, insomma, vediamo che c'è un riscontro positivo anche da parte dell'utenza e di chi lavora sul treno. Era un modo per stare attenti, cioè in qualche modo è un'offerta per dare una percezione di sicurezza sostanziale a chi viaggia e a chi ci lavora, ma anche alle famiglie, in qualche modo ci sono tanti ragazzi, pertanto sapere che comunque c'è un occhio in più, c'è un'attenzione che appunto LFI ha voluto, grazie a TFT, offrire in questo senso. Quindi è una attenzione vera per rispondere a un'esigenza che per noi era assolutamente necessaria, quindi è un servizio. Un servizio reso possibile dall'accordo siglato con i vigili giurati di Arezzo, che lavoreranno su turni per tutta la durata dell'anno scolastico, coprendo 14 ore in ogni giornata. Faremo un servizio giornaliero capillare su tutti i treni, su tutti i servizi, proprio per evitare e prevenire qualsiasi situazione di disagio e pericolo che possa essere in treno. È un'operazione che avevamo già intrapreso qualche tempo fa, poi con il Covid chiaramente abbiamo cessato questa tipologia di attività, ma abbiamo ripreso la controlleria a terra proprio anche qui per scongiurare qualsiasi episodio, diciamo così, violento o comunque poco simpatico, e a bordo treno con una vigilanza che farà prevenzione, vigilanza non armata chiaramente, proprio per evitare anche qui colluttazione e quant'altro, ma ecco, la situazione è tranquilla in treno e vogliamo chiaramente che continui a essere così, proprio per i nostri utenti e per i nostri lavoratori, che devono essere messi nelle condizioni migliori per poter operare. Ci tengo a precisare che il servizio è fatto anche per i treni, soprattutto per i treni di fine corsa, cioè quelli della sera, dove magari c'è un'utenza anche minore, ma un'utenza più, diciamo così, particolare, e magari la sera nelle ore notturne è utile, soprattutto in quei momenti, avere una vigilanza maggiore. Voltiamo pagina. Anche ad Arezzo, come nel resto del paese, stanno aumentando i contagi Covid nelle ultime settimane. Ne abbiamo parlato con il direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale San Donato di Arezzo. Non è mai scomparso, è un virus che è sempre presente in maniera endemica nella popolazione e può avere delle riattivazioni abbastanza importanti. Diciamo, non siamo in una fase assolutamente emergenziale, dobbiamo attenzionare il fenomeno e mettere in atto tutte quelle precauzioni, quelle attenzioni per evitare di ritornare a una situazione precedente. I numeri sono ancora ben lontani da quelli delle stagioni più buie, ma l'aumento dei casi dei contagi Covid è comunque evidente. Non un'emergenza, ma un quadro da monitorare, soprattutto per quanto riguarda le persone fragili. Il tampone può essere fatto quando un paziente, soprattutto fragile, presenta dei sintomi. Quindi io non direi di fare un tampone di massa, diciamo, indicato per tutti coloro che hanno disturbi respiratori, ma il tampone può essere indicato per coloro che hanno sindromi febbrili respiratorie, ma che hanno comunque dei fattori di rischio che teoricamente li potrebbero condurre a delle complicanze, e per evitare questo il sapere di essere positivi al tampone potrebbe, diciamo, avere un'indicazione a iniziare un trattamento preventivo con i farmaci antivirali. Nelle ultime settimane a diffondersi la variante Eris. Prevalentemente la sintomatologia riguarda le alte vie respiratorie. Talvolta abbiamo disturbi di tipo gastrointestinale, però non più come prima un interessamento importante dell'apparato respiratorio, diciamo, inferiore, e quindi quelle polmoniti che purtroppo hanno fatto tanti. Oggi possiamo assimilarlo a una normale influenza, il Covid? Sì, lo possiamo assimilare a un'influenza, però come l'influenza può fare delle vittime, quindi comunque io rimango sempre del buon senso. La Toscana ha già annunciato che riceverà le dosi di vaccino anti-Covid in anticipo rispetto a quanto atteso. La campagna di vaccinazione potrebbe quindi già iniziare alla fine di settembre. Quindi noi abbiamo i vaccini, abbiamo tutti i dispositivi che devono essere utilizzati in situazioni particolari, dal lavaggio delle mani alle mascherine quando devono servire, ma soprattutto oggi abbiamo comunque delle terapie che possono essere utilizzate preventivamente per evitare che poi un paziente si possa complicare
verificare, e parliamo sempre non di tutti i pazienti, ma di quei pazienti che hanno maggior rischio di fare questo tipo di complicanze. La sala della medicina trasfusionale del centro della Fratta si arricchisce di due poltrone per trasfusioni e un armadio per strumentazione grazie alla Calcit Valdichiana. Le due poltrone per trasfusioni donate, trasformabili anche in un lettino in caso di bisogno per poter così far distendere il paziente, sono dotate di doppi braccioli per prelievi, trasfusioni e ruote per permettere di spostare il paziente senza farlo alzare in caso di necessità. E ancora sanità, informazioni ed approfondimenti sulla prevenzione cardiologica nelle farmacie comunali di Arezzo mercoledì 20 e giovedì 21 settembre. I farmacisti saranno a disposizione per fornire consulenze gratuite e personalizzate sulle piccole accortezze per restare in salute, per adattare il corpo all'arrivo della nuova stagione e per scongiurare i rischi collegati all'emergere di eventuali patologie cardiache. Cambiamo argomento. 5 anni fa la tragedia all'Archivio di Stato, nella quale persero la vita Filippo Bagni e Piero Bruni a causa di una fuoriuscita di gas argon dal sistema antincendio. A 5 anni di distanza dal drammatico incidente, la Direzione Regionale Musei della Toscana e l'Archivio di Stato dedicano simbolicamente 5 giornate alla loro memoria. Primo appuntamento domani, data della ricorrenza, alle 10 all'Archivio di Stato e il convegno Riflessioni attorno alla sicurezza negli archivi di Stato. Alle 18 poi nella chiesa di Santa Maria della Pieve la messa commemorativa officiata da Monsignor Andrea Migliavacca. E a Cigiano invece un'intitolazione, quella a Carlo Starnazzi del Museo della Vite e del Vino, nell'ambito della Festa del Vino. Il Museo della Vite e del Vino di Cigiano è stato intitolato a Carlo Starnazzi, professore, storico dell'arte, studioso di Leonardo da Vinci. Lui era uno che non si limitava a servire la scuola, l'amava anche, lui faceva veramente scuola, ai ragazzi gli dava veramente degli input al di sopra di quello che era il suo dovere scolastico. Nativo di Cigiano, questa è la casa dove ha vissuto fin da bambino e anche qui adesso c'è una targa che lo ricorda. L'idea della Proloco di Cigiano è stata subito sposata dall'amministrazione comunale di Civitella in Valdichiana. Presente al convegno e alla cerimonia il sindaco Andrea Tavarnesi, assieme al primo cittadino anche di Castel Focognano, nella frazione di Rassina, infatti, Starnazzi ha vissuto fino alla sua scomparsa nel 2007. Penso che sia importante andare a inaugurare questo luogo che poi sta a significare quelle che sono le nostre tradizioni, il vino, l'olio, andare poi a intitolarla a Carlo Starnazzi, che ha avuto le sue origini qua a Cigiano, penso che sia un segnale importante. È nato a Cigiano, ha vissuto a Cigiano per molti anni, continuato a frequentarlo, quindi è un cittadino illustre di Cigiano che ha fatto onore, molto onore a Cigiano, e vogliamo farlo conoscere anche alle generazioni future. Questo è il nostro scopo, dedicargli un luogo che è il luogo dove ha vissuto, perché anche le generazioni future si ricordino di questo grande studioso famoso nel mondo. Ci sono stati vari riconoscimenti, tra cui anche l'auditorium scolastico a Rassina, dove praticamente ha vissuto gli ultimi anni della sua vita. Certo, questa è particolarmente sentita perché siamo nel luogo dove è nato e dove è cresciuto, dove è rimasto fino all'età adulta con la sua famiglia, quindi è qui che si è formato, insomma, in gioventù. Fu Starnazzi ad avere il coraggio di approfondire l'origine del ponte sullo sfondo della Monna Lisa in seguito ad un'intuizione dell'amico e avvocato Cesare Mafucci. Secondo i suoi studi, avvalorati dai più importanti leonardisti, è ponteburiano. Ha corroborato questa intuizione con fior di studi scientifici, riscontri, eccetera, e fino al punto di convincere pienamente il più grande studioso del mondo di Leonardo, che era Carlo Petretti. Insignito della medaglia d'oro dal Presidente della Repubblica come benemerito della cultura e dell'arte, nel 2003 viene convocato a Londra dal professor Martin Kemp, direttore dell'Istituto di Storia dell'Arte dell'Università di Oxford, per partecipare come membro permanente della Commissione Mondiale degli Studi su Leonardo. Ora qualcuno pretende che il ponte sia il ponte romito della Terina, ma le argomentazioni, credetemi,
che porta Carlo Starnazzi sono talmente potenti e scientificamente provate che non si possono smantellare. In ogni modo, se mi posso permettere, sabato prossimo alle 10:30 del mattino saremo con la brigata degli amici dei monumenti a Ponte Buriano, dove ci sarà la conferenza dell'architetto Massimo Ricci, che è il massimo esperto non solo nazionale di tutela, restauro e controllo dei monumenti antichi, che dirà qualcosa di definitivo. 20.000 euro è la cifra raccolta dal mercatino dei ragazzi di Via Fiorentina e dal Calcit in Scena. Una cifra che sarà destinata al servizio Scudo, cure domiciliari e oncologiche. Un risultato ed un impegno notevole da parte di tutti i collaboratori di Via Fiorentina e un coinvolgimento anche di tantissime persone durante le serate dedicate alla musica, al teatro, alla danza, al canto, alla poesia, ma anche al sano divertimento con i concorrenti della scorrida, sino all'entusiasmo immancabile nei mercatini dei ragazzi. In Valdarno, invece, a San Giovanni Valdarno è stato Bobby Solo a chiudere la festa del perdono. Un tuffo indietro nel tempo con i brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Roberto Satti, in arte Bobby Solo, ha così incantato con la sua voce inconfondibile una piazza Masaccio stracolma. Io adesso faccio molto rock and roll e ho notato alle prove che ai giovani e ai bambini piace molto il rock and roll. Io lo faccio dal 58, però prima volevano più le solite canzoni classiche. Adesso rock and roll, blues e country in Italia piace molto a tutte le generazioni. Chiaramente un po' la lacrima, se piangi se ridi, non c'è più niente da fare, e anche nell'80 gelosia. E io vorrei continuare fino a che la gente non si stufa di me. Vorrei fare anche un disco di blues, un disco di rock. E poi mi piacerebbe fare un disco con un tributo mio, con la mia voce, il mio stile, ai cantautori italiani, da Lucio Dalla, da Gregori, a Venditti, a Lucio Battisti, a Baglioni. Cantautore, chitarrista ed attore Bobby Solo ha chiuso il fine settimana del perdono di San Giovanni Valdarno. Abbiamo voluto veramente ricostruire una festa popolare, quindi se dovesse esprimere un desiderio, che potesse essere ancora più popolare e tradizionale di quanto non l'è stato già moltissimo quest'anno. Sempre a San Giovanni Valdarno arriverà anche l'attore conduttore Fabio Canino. Un calcio all'omofobia è l'appuntamento in programma venerdì 22 settembre alle 17:30 a Palomar, la Casa della Cultura. Assieme a Canino, che presenterà il suo libro Le parole che mancano al cuore, la giornalista e scrittrice Francesca Muzzi. Si tratta di un romanzo che è anche però un viaggio attraverso le ipocrisie del mondo del calcio, ma soprattutto una struggente storia d'amore. Un'iniziativa che rientra nell'ambito della rete Redi. E adesso passiamo allo sport. Dopo la sconfitta di Pescara, l'Arezzo è tornato in campo in casa contro l'Olbia. Gli Amaranto stanno giocando proprio in questo momento e nelle prossime edizioni. Ovviamente vi parleremo del risultato di questo match, ma intanto oggi in città era presente il presidente Manzo. Sentiamolo ai nostri microfoni.